Noi ci troviamo all'interno di una bolla geopolitica, la quale a sua volta si trova all'interno di una bolla di doppie morali, che sta all'interno di una bolla economica, che sta all'interno di una bolla mediatica. Ora, tutte queste bolle un giorno scoppieranno tutte insieme. E quel giorno lì noi staremo ancora a contare i nostri followers, le nostre visualizzazioni, il nostro audience, il nostro conto in banca fatto di euro, di dollari o di rubli, non importa, tutte monete che non varranno più un cazzo di niente a quel punto. E invece l'informazione non dovrebbe essere questo infotainment, questa ricerca, no? Dell'attenzione, questa ricerca della visualizzazione, del click. Dovrebbe essere analisi, ecco, questo a noi ci serve, analisi. Perché la verità è che le nostre probabilità di sopravvivenza dipendono dalle nostre capacità di analisi, da questo e basta. E le capacità di analisi dipendono dalla qualità dell'informazione. Tu hai una buona informazione, hai dati sui quali analizzare e hai il modo per arrivare a delle conclusioni, hai come scambiarti le informazioni, hai come scambiarti i dati, come evitare, no? Anche i problemi che stiamo vedendo adesso. Invece nel migliore dei casi la nostra informazione cos'è? Questa ricerca dell'attenzione, nel migliore dei casi. Nel peggiore invece è servire uno o l'altro padrone. Ma questo concetto di informazione quale qualcosa che serva alla difesa, alla nostra difesa personale, alla nostra sopravvivenza, ai nostri interessi, qualcosa che non ce la facciamo a spiegarlo né qua in Russia né in Italia, non c'è proprio verso. In Russia perlomeno ci provano a starti a sentire, ti capiscono anche, però non si può fare un discorso del genere per tanti motivi. In Italia non ti stanno neanche a sentire, cioè non capiscono proprio di che stai parlando.